Buongiorno a tutti. Eccoci qui per un altro seminario IAPS. Oggi abbiamo Martina Cardillo, una nostra collega che ha un excursus che nasce dall'Università di Tor Vergata, dove si è laureata in dottorato in astrofisica e ha principalmente lavorato su quante energie, iniziando con il più agile, poi sono spostata verso le altissime energie, ma nel frattempo si è occupata anche spesso di divulgazione. Ci ha aiutato nei periodi Covid con le pillole di Martina, parlandoci un po' di astronomia e astrofisica, e oggi ci racconterà un po' delle attività di divulgazione che ancora porta avanti insieme a un gruppo di utenti. Martina, a te. Grazie Cristian, grazie mille. Ciao a tutti, ciao anche a tutti voi online. E allora, questo è un seminario ovviamente un po' particolare in cui vi presento una delle realtà, secondo me, più belle e variegate che ci regala tuttora diciamo, la realtà di didattica e divulgazione di INAF, che è appunto quella del gruppo Storie, che è appunto un gruppo, diciamo, che nasce come area tematica chiaramente della didattica e divulgazione di INAF e che, come vedrete, ha come scopo principale quello di raccontare un po' la scienza con tutti i linguaggi che diciamo che sono permessi, ovviamente soprattutto legati all'arte, per questo motivo diciamo il gruppo Storie, quindi raccontare l'astronomia tramite i linguaggi più variegati che esistano. I disegni anche che vedete come sfondo sono dei bambini che partecipano in realtà a un altro, diciamo, un'altra iniziativa sempre della didattica e divulgazione, in questo caso di EduINAF, con cui ovviamente c'è una collaborazione molto fruttuosa con il gruppo Storie, e il concorso è Osserva e Disegna, quindi bimbi, diciamo, grandi e piccini, quindi scuole primarie e secondarie, sono invitate a disegnare, diciamo, le loro impressioni date dall'universo. Quindi questi sono alcuni dei disegni, dei loro disegni che ho scelto come sfondo. Allora, forse, sì. Ok, benissimo. Allora, questo diciamo è l'abstract che abbiamo sulla nostra scheda INAF, le famose schede INAF, diciamo, che riassumo un pochino quello che è il concetto che sta dietro al gruppo Storie, che è quindi non quello di creare futuri astronomi, futuri astrofisici, ma è quello appunto di cercare di avvicinare il più possibile alle persone, le persone al nostro mondo, sfruttando linguaggi che sono un po' distanti da quello che è la scienza in generale, almeno noi pensiamo che siano distanti, ma spero poi di convincervi con questo seminario un pochino che in realtà sono molto più vicini all'universo e all'astrofisica di quanto possiamo immaginare. E un messaggio molto importante che do all'inizio e sottolineerò anche alla fine è che chiaramente il gruppo Storie si regge in piedi per una collaborazione veramente importante tra persone di diverso genere, che vanno chiaramente dalle persone che fanno divulgazione per professione a professionisti di vario genere, che poi incontreremo lungo questo piccolo viaggio, e chiaramente i ricercatori. Quindi anche noi, cioè, siamo dentro con tutte le scarpe, come si suol dire, a questo progetto. Ed è fondamentale perché? Perché per noi ricercatori, intanto, imparare da chi fa per professione il divulgatore a raccontare quello che facciamo, ma anche proprio per un rapporto diretto, cioè se abbiamo progetti che ovviamente vogliamo divulgare, vogliamo far conoscere, chiedere una mano a chi, diciamo, fa questo mestiere proprio nella vita, di provare a trovare un linguaggio, un modo migliore per parlarne a un pubblico più ampio. Quindi questo, diciamo, è un po' il segreto del perché funziona il nostro gruppo Storie. Allora, le persone all'interno vanno ovviamente in tutti gli istituti INAF che vanno da nord a sud, e lì vedete più o meno i nomi di tutte le persone coinvolte. Nasce nel 2020, l'idea è nata prima poi del discorso pandemia ed è, diciamo, cascata a cecio, come si suol dire a Roma, nel senso che chiaramente a causa poi della pandemia il gruppo Storie ha approfittato in qualche modo, che approfittare è un termine bruttissimo, scusate, però diciamo ha cercato chiaramente di allietare quella che è una situazione che Ciao non Stefano, potresti rispondere? è. Oh, che è successo? Ah, ok, no, pensavo ci fosse una domanda, ok. E quindi abbiamo sfruttato chiaramente l'idea del gruppo Storie a quel punto per cercare di allietare comunque il periodo pandemico per quanto possibile ai ragazzi, ovviamente, ma non solo ai ragazzi, all'interno delle loro case. Qui vedete, diciamo, un po' di nomi, ma voglio farvi vedere le nostre facce perché chiaramente sono molto più esplicative. Questi per ora siamo, diciamo, tutti coloro che stanno dentro a questo splendido calderone che è il gruppo Storie. Diciamo le persone più attive che ovviamente sono in diversi progetti che andremo a vedere insieme,
che cercano, diciamo, di unire ovviamente le caratteristiche di ognuno per arrivare poi a dei risultati promettenti e coinvolgenti. Allora, lo scopo principale, l'abbiamo detto, lo video sottolineo chiaramente, è ottimizzare in qualche modo praticamente il far conoscere quello che è l'INAF, quindi il nostro istituto, quelli che sono i nostri progetti, e quindi tanti nostri progetti derivano da collaborazioni di nuovo da gruppi di ricerca e divulgatori e divulgazione. Quindi, diciamo, è fondamentale, soprattutto qua in Italia, lo stiamo vedendo, noi cominciamo ad entrare un po' nel campo della didattica e della divulgazione da poco rispetto a tanti altri paesi europei, soprattutto rispetto anche agli Stati Uniti, come ben sappiamo, perché abbiamo sempre pensato, diciamo, che fossero, alla fine, la divulgazione non fosse così importante per la scienza, quando in realtà lo è, soprattutto per permettere di far conoscere alle persone quello che facciamo, anche il perché, dato che siamo un ente pubblico, bisogna continuare, diciamo, a finanziarci. Quindi, diciamo, questa cosa forse non ce la ricordiamo spesso, ma è fondamentale. E ovviamente le persone, per persone si intendono persone adulte, ma si intendono soprattutto ovviamente bambini e ragazzi, che poi sono comunque il nostro futuro. Quindi questo è uno degli scopi principali. E ovviamente l'implementazione di attività molto legate allo cosiddetto storytelling, quindi a raccontare una storia tramite l'universo, tramite le nostre attività, per tutti veramente, dai più piccoli fino ad arrivare, diciamo, ai 99 anni e più, come si suol dire. Qua sottolineo con umiltà, perché chiaramente, come diciamo tutti i commentati, quali siamo noi per il gruppo storico, poi ci guardiamo con le idee, a prescindere poi se sono effettivamente eccezionali o no, però ci vuole anche un po' di entusiasmo. Questo è ovvio. Questi sono un po' i nostri, diciamo, contatti. Quindi abbiamo chiaramente una pagina del nostro gruppo ospitata all'interno del sito di Aduinaf, dove trovate tutte le informazioni, i link ai vari progetti, insomma tutto quello che volete. E chiaramente abbiamo poi una mail per qualsiasi evenienza, anche semplicemente per dirci: vorrei creare qualcosa di nuovo, di bello, per parlare del progetto, per parlare di X, per parlare di CDA, per parlare di Asseminatei, per parlare di questa scoperta e quant'altro. E noi siamo lì, insomma, quindi sapete dove trovarci. Allora, l'organizzazione. Tutto, diciamo, ciò che è all'interno del gruppo storia per adesso viene direttamente appunto dai fondi dedicati alla didattica e alla divulgazione INAF, quindi diciamo per ora non ci sono progetti o fondi esterni, quindi sono tutti legati alla didattica e alla divulgazione. E noi abbiamo la nostra responsabile, che è Adamantia Paisis del PS di Milano, che con veramente audacia, perspicacia e anche tanta pazienza cerca di coordinare tutti noi, che come ho detto siamo persone veramente variegate di ogni genere, quindi veramente, diciamo, c'è tanto lavoro da parte sua per cercare di mettere insieme le idee e di farle convergere poi in progetti che possano essere realizzati, perché chiaramente le idee ce ne sono molteplici. E c'è anche un altro fattore, che è quello del fatto che siamo talmente entusiasti che poi tutti vorremmo stare in tutti i progetti, ma chiaramente, come ben sapete, anche dal punto di vista scientifico e non divulgativo è un problema questa voglia di stare un po', di fare un po' i prezzemolini dappertutto, perché poi ovviamente il tempo non ci sta di lavorarci. Quindi cerchiamo, insomma, di dividerci un po' il lavoro, anche facendo violenza su noi stessi per evitare di stare in troppa roba, tra virgolette. E tra noi chiaramente abbiamo driver divisi, abbiamo riunioni praticamente periodiche, solitamente ogni gruppo, scusate, date che chiudo Gmail, perché sennò continua a fare, se ce la faccio, continua a romperci le scatole. E quindi quello che cerchiamo di fare ovviamente è di riunirci più spesso possibile, per quanto possibile, e ovviamente facciamo anche incontri proprio in cui ci andiamo a fare scambi di idee veri e propri, quindi anche un ok, dove siamo arrivati, cosa stiamo facendo. E questo, ripeto, soprattutto è Ada, diciamo, che riesce veramente a tenere le fila di tutto questo con grande organizzazione, in un certo senso, e ci aiuta moltissimo, perché teniamo praticamente traccia di tutto quello che facciamo, con report, contro report, discussioni, continue diciamo riunioni online, ovviamente per ora, perché poi comunque stando spazi in tutta Italia diventa complicato. Ok, vediamo se a posto. Perfetto, a questo punto passiamo, diciamo, a vedere quali sono questi progetti di cui, diciamo, vi sto parlando. Quindi appunto il seminario è C'era una volta il gruppo storia e le sue 1001 storie, perché appunto abbiamo tanti progetti che sono passati, tanti in corso, tanti futuri veramente splendidi dal mio punto di vista, spero anche dal vostro. E iniziamo col primo. Il primo si chiama Destinazione Futuro,
le facce che vedete, diciamo, sotto ogni progetto sono le persone direttamente coinvolte in questo progetto specifico. Il link, diciamo, è il link al sito, ovviamente, del progetto, che vi permette poi di guardare tutto quello di cui vi parlo. Allora, Destinazione Futuro nasce con l'idea di coinvolgere persone, scienziate o non scienziate, in una discussione su quello che è il futuro, come visto, diciamo, da tutti. Quindi una discussione che come viene alimentata. Ah, giusto, cosa importante. Nasce con l'idea praticamente di festeggiare il centenario nel 2021, di Gene Roddenberry, che è l'inventore, diciamo, della serie di Star Trek degli anni 60, che coincideva con il 20° anniversario invece della morte di Fred Hoyle, che oltre ad essere ovviamente uno scienziato, nonché colui che ha coniato il termine Big Bang, è stato anche uno scrittore di fantascienza. Quindi l'idea nasce da questi due anniversari perché si voleva fare in modo di trovare un modo di discutere di scienza e fantascienza, quindi mettere insieme i pezzi parlando con il pubblico. Quindi che cosa abbiamo fatto? All'interno, diciamo, c'era un sito, chiaramente, del forum online. Abbiamo creato una serie di domande, quindi per discussione aperta a qualsiasi pubblico maggiore di 14 anni, come potete vedere, con domande relative appunto alla visione del futuro, legate alla propria visione, insomma, di alcuni aspetti della scienza, legate a tantissimi argomenti, quindi esplorazioni, scoperte, questione sugli extraterrestri, ovviamente la vita oltre la nostra e quant'altro. Partendo da queste discussioni, ripeto, di un pubblico veramente generico, quello che siamo arrivati a fare poi è iniziare a raccogliere le informazioni, a metterle insieme e creare delle interviste con alcuni esperti dei vari campi, partendo proprio da quello che abbiamo avuto dal pubblico esterno e tirando fuori ovviamente quindi interviste molto interessanti e coinvolgenti, che partendo dalle idee del pubblico. Dopodiché sono stati generati una serie di articoli ovviamente scientifico-divulgativi strettamente legate alle idee che sono venute fuori dal pubblico. È stato, diciamo, un esperimento molto interessante dove abbiamo avuto moltissima risposta da parte del pubblico generico, perché poi, come sempre, le persone, quando possono dare, diciamo, adito allo stream of consciousness legato a scienza e fantascienza, c'è sempre molto entusiasmo. E trovate tutto il materiale di cui ho parlato, quindi articoli, interviste e quant'altro, nel sito appunto che vi ho mostrato. Altro progetto. Allora, questo progetto qui intanto è legato a un festival bellissimo che c'è dal 2020, che è in questo borghetto, che è Castellaro Lasuselle, praticamente, nel comune di Monzambano, in provincia di Mantova, se non dico scemente. E questo borghetto praticamente diventa una fiera astronomica ogni anno. Quindi, diciamo, se voi andate lì, entrate nel borgo ed entrate praticamente in tanti stand legati all'astronomia. Quindi è già il contesto è splendido, come potete immaginare. Sì. Ok. Ok. E allora, che cosa è successo? Praticamente noi all'interno del gruppo Storie ogni tanto abbiamo anche formato dei piccoli gruppi, come vi posso dire, un po' di autotraining. Quindi, per esempio, c'è il gruppo scrittura, il gruppo video, quindi dove si impara tramite magari chi di noi è più bravo su un certo campo a fare una certa cosa. In questo caso, appunto, è il gruppo scrittura, quindi diciamo chi di noi magari scrive o ama scrivere, ovviamente in generale, ma anche ovviamente a livello di scienza, quindi parlare di scienza, ci incontriamo a prescindere poi dal gruppo storico più generale per fare un po' training tra noi, e da questo gruppetto è nata questa collaborazione con appunto questo splendido festival. La collaborazione è nata l'anno scorso e l'argomento del festival, in questo caso che è l'universo attraente, era la gravità. Quindi praticamente che cosa ci è stato chiesto? Ci è stato chiesto di scrivere praticamente delle rime, delle filastrocche per bimbi a tema gravità. Quindi, diciamo, queste filastrocche sarebbero state poi lette da attori e ragazzi, ovviamente, che erano presenti nel borgo di Castellaro, e poi sarebbero state regalate, quindi ci hanno chiesto anche una grafica, un contorno, tra virgolette, da uno sfondo per queste filastrocche, per poi poterle regalare anche. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ovviamente abbiamo, diciamo, parlato fra noi sul come volevamo impostare, abbiamo scritto, in quel caso eravamo, diciamo, in particolare in tre a scrivere, poi c'è stata la nostra Federica che ha illustrato
diciamo, queste filastrocche, e abbiamo dato quindi queste tre filastrocche sulla gravità dopo averne parlato, ce le siamo corrette, le abbiamo lette tra noi, quindi c'è stato, diciamo, un lavoro di gruppo molto, molto intenso, che ha prodotto tre filastrocche molto, molto carine. Ora qua chiaramente non le leggete, vi faccio leggere solo tre estratti, diciamo, da ognuna delle tre, che se volete possono essere giocate anche per più età, insomma, però ve ne leggo uno soltanto. Per esempio, ed eccoci alla fine, arrivati a questo momento, quando dalla favola si torna alla nostra bella realtà, per chiudere vorremmo ogni di voi fare un po' contento raccontandovi qualcosa sulla fantomatica gravità. E se andate a vedere ognuna delle filastrocche, in qualche modo, ripeto, in modo con stili diversi, perché ripeto, siamo ovviamente persone diverse, raccontiamo un po' le gravità, i suoi effetti agli piccoli. Quindi è piaciuto molto questo impatto, ci è stato detto, perché noi ovviamente non siamo potuti andare, e ci è stato detto, insomma, che è stato un impatto davvero carino, tant'è che anche quest'anno ci hanno chiesto di collaborare. Ci hanno chiesto di collaborare in modo ancora più forte, e quest'anno oltretutto è un festival molto particolare, secondo me molto veramente significativo, perché l'universo in tutti i sensi, nel senso che gli stand sono organizzati in modo tale da permettere a tutti, quindi a chiunque di noi, quindi magari anche a chi non vede o a chi non sente o a chi non, diciamo, non ha modo di percepire l'universo con tutti i sensi, di averne un pezzetto. Quindi è una cosa veramente splendida anche dal punto di vista ovviamente dell'idea del borgo, e ci è stato chiesto di fare il trailer. Quindi praticamente a noi del gruppo Storia ci è stato detto di creare un trailer, che vuol dire creare un testo, quindi e se ce la fossimo sentite anche un video. Noi abbiamo appunto la nostra Federica Duras, che è bravissima, e quindi quello che abbiamo fatto cosa è stato? È stato anche qui uno scrivere, ognuno per conto nostro, l'idea di trailer, ovviamente con argomento in tutti i sensi, quindi l'universo in tutti i sensi, perciò ovviamente essendo il trailer dovevamo far percepire immediatamente questa, diciamo, questo messaggio, e dopodiché abbiamo lavorato insieme sui testi, quindi abbiamo fatto una selezione tra noi, poi dopo se ne sono usciti ovviamente magari 2 su 5 che ci sono piaciuti di più, abbiamo lavorato tutti su quelli, li abbiamo letti, e adesso stiamo creando il video. In realtà è venuta fuori una cosa in più, nel senso che alla fine tra i testi che abbiamo scritto ne sono usciti 2 che ci sono piaciuti particolarmente, con 2 stili molto differenti. Uno di questi, come era stato richiesto, sarà appunto il trailer. Stiamo lavorando sul video proprio, diciamo, in questi giorni, quindi verrà poi pubblicato come trailer del festival. Un altro invece, che è uscito fuori ed è più diretto ai bambini, sarà usato, diciamo, come presentazione nelle scuole. Quindi, diciamo, abbiamo questi 2 nostri testi usciti fuori da questo bel racconto. È sempre molto, tutto molto, diciamo, come posso dire, coinvolgente, più che altro insegna sempre qualche cosa, sia dal punto di vista proprio di comunicatività, sia di confronto tra idee, chiaramente essendo noi molto diversi. Quindi, diciamo che avremo l'onore di aprire il festival, o meglio, di fare pubblicità al Festival di Castellaro, diciamo, con i nostri iscritti. Quindi questa è una cosa appunto venuta fuori grazie al gruppo Storie, che speriamo continui, insomma, questo è il secondo anno, quindi speriamo di proseguire. Altro progetto veramente, veramente interessante, anche perché è unico nel suo genere per quello che riguarda gli enti di ricerca, cioè la creazione di un portfolio teatrale. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Esistono moltissime compagnie, moltissimi spettacoli che parlano di scienza, quindi che si basano ovviamente su argomenti scientifici, alcuni proprio prodotti da INAF, quindi alcuni sono, diciamo, proprio legati al nostro istituto, altri magari invece sono legati a compagnie esterne che però chiedono il nostro patrocinio, per esempio. E quello che è stato fatto è raccogliere praticamente tutti questi eventi, che possono essere ovviamente sia spettacoli teatrali, concerti, insomma tutto ciò che riguarda l'arte, diciamo, in toto, però a livello, diciamo, di presenza di un palco, quindi appunto concerti, spettacoli, balletti, insomma veramente tanto tanto materiale artistico. E noi quello che si è fatto, e che stiamo tuttora facendo, perché chiaramente è in continuo aggiornamento, è raccogliere in un portfolio teatrale, che trovate al link che avete visto nella slide precedente, tutti gli spettacoli appunto patrocinati oppure prodotti proprio da INAF. Ed è carino perché chiaramente potete filtrare, quindi se andate lì potete cercare per età, per tipologia, per, diciamo, le caratteristiche che più vi interessano, andare a cercare quello che preferite. E in questo caso abbiamo prodotto anche un trailer sul nostro portfolio, che a questo punto chiaramente vi mostro.
L'unica cosa che adesso non faccio aspettare che appaiano tutte le persone che ci hanno lavorato. E quindi questo, diciamo, ripeto, è un... Si sente male? Non so cosa fare, però a questo punto mi sa che possiamo fare poco. No, penso sentano bassi i video. No, ah, sì, certo. Questi i link che ho messo li trovate tutto sui link che state vedendo. Mi dispiace, ci abbiamo provato in tutti i modi prima di con Cristian di fare in modo che sentiate sia voi lì che le persone presenti, ma non ci siamo riusciti, quindi perdonateci. Però insomma, ecco, potete rivedere il trailer al link che il trailer in questo caso e anche i prossimi video al link che vi ho mostrato qui sopra. Scusateci. Allora, io ho avuto la fortuna di andare a guardare uno di questi spettacoli patrocinati INAF al Teatro India di Roma, se non ci siete stati andateci perché è un contesto molto molto carino, c'è il fantomatico discusso gasometro che a Roma diciamo c'è chi lo adora e chi lo detesta, però come tante altre cose a Roma, però a prescindere dal gasometro, il contesto del Teatro India è veramente veramente carino, è un teatro piccolo ma che fa tante cose interessanti. E tra queste cose interessanti c'è stata la Compagnia del Sole con un attore davvero davvero in gamma che è Flavio Albanese, che ha creato questo spettacolo appunto patrocinato da INAF, che è Il Messaggero delle Stelle. Se vi dovesse capitare di leggere, insomma, leggerlo in cartellone qui da noi o anche da remoto, insomma, nelle vostre città, andate perché è qualcosa di veramente eccezionale. È per grandi e piccini e racconta praticamente, parte dall'Orlando Furioso con un personaggio dell'Orlando Furioso che arriva praticamente sulla Luna, dove incontra dei personaggi invece legati alla scienza. Non vi dico altro. C'è una recensione scritta da me, dal mio collega Marco Castellani, che era venuto a vederlo con me perché siamo stati entusiastissimi, quindi se siete curiosi andatela a leggere. Però in generale, diciamo, la Compagnia del Sole poi è capitato andarla a vedere di nuovo perché è stato, diciamo, ci è piaciuto talmente tanto, siamo andati a vedere anche Il Codice del Volo, non è patrocinato INAF, è dedicato a Leonardo da Vinci, però insomma sono sentita di dedicare a questa compagnia, a Flavio Albanese, una slide, perché sono veramente bravissimi. Il Codice del Volo in particolare è più per bambini, quindi racconta, diciamo, Leonardo da Vinci ai più piccoli in un modo veramente eccezionale, infatti è stato lanciato nelle scuole. E poi ce n'è un altro che non ho ancora visto, quindi L'Universo Materasso, per cui non vi posso dare un'opinione, però insomma loro sono davvero davvero in gamba, quindi se potete cercateli, andateli a vedere. Dopodiché uno dei nostri, diciamo, progetti più grandi è un concorso di scrittura per bambini dedicato a Gianni Rodari, e si chiama appunto Gianni Rodari Via Lattea Guaraguarinci. Guaraguarinci è una parola che Gianni Rodari ha inventato in una delle sue opere, dovrebbe essere Inventare i numeri, se non sbaglio, non vorrei dire una scemenza, ma ce l'ho scritto da qualche altra parte. L'idea nasce col centenario dalla sua morte nel 2020. Qual è l'idea? Avete visto, insomma, tutte le persone qua rapidamente che ci partecipano e vedete che c'è una parte di organizzazione e una parte di giuria che è in parte interna al nostro gruppo storia e in parte esterna. Queste collaborazioni esterne, in questo caso una delle Bussolati che è una pista, diciamo, una disegnatrice, poi c'è il dottor Corno che invece è un professore in pensione, e non sono le uniche collaborazioni esterne che abbiamo. Ovviamente c'è una giuria che giudica i testi ovviamente dei bambini e dei ragazzi.
come funziona il concorso? Allora, praticamente è appunto un concorso di scrittura. L'illustrazione che vedete lì, appunto, che è il simbolo del nostro concorso, è di Manuela Bussolati, appunto, come anche, diciamo, i trailer fatti del concorso da parte, ora vedremo poi quello di questa edizione più avanti, sempre fatti da parte del nostro gruppo. Funziona così, c'è la definizione di un tema, quindi ogni anno c'è un tema ben preciso, poi vedremo quali sono stati nei diversi anni, e viene lanciata ai bambini una sfida, cioè ai bambini e ai ragazzi, perché appunto siamo primari, scuole primarie e scuole secondarie. Inizialmente il primo anno era solo per, diciamo, individuale, quindi singoli bambini potevano partecipare, dal secondo e il terzo, quindi l'anno scorso, diciamo 2021-2022, abbiamo invece aperto anche alle scuole, c'è stata una grandissima partecipazione. Si parte, diciamo, da degli input diversi, quindi per esempio il primo anno i bimbi o i ragazzi dovevano aprire delle scatole in cui apparivano delle parole e partendo da quelle parole dovevano parlare del tema astronomico, diciamo, di quell'edizione. E qui vedete un esempio, diciamo, elaborato, comunque dicevano, non voglio leggere perché sarebbe complicato, però diciamo ci sono arrivate veramente tantissimi contributi, ora vedremo più nel dettaglio. Questi testi chiaramente poi sono valutati dalla giuria, come dicevo, esterna, fatta da membri interni al gruppo storie e anche da membri esterni, e c'è sempre stata una cerimonia live con diversi premi che vanno da gadget ovviamente per tutti, i diplomi sono per tutti a prescindere dai vincitori, però ci sono poi dei premi anche un pochino più, come dire, più eccitanti in un certo senso per i ragazzi, chiaramente. Allora, il tema del primo anno è stato il sistema solare, poi abbiamo avuto gli asteroidi e quest'anno, diciamo, 2022-2023, abbiamo avuto i buchi neri che appaiono molto, quindi quando avete a che fare con bambini, ora i bambini soprattutto, i buchi neri stanno dappertutto, cioè siamo circondati perché comunque piacciono un sacco e li rivedremo più forti in questi progetti. Qui vedete un po' di numeri, insomma, solo per farvi dire, nella terza edizione abbiamo avuto 1500 bambini, considerando sia gli individuali sia anche, diciamo, le classi che hanno partecipato. E abbiamo avuto collaboratori esterni, tra cui anche personaggi, a parte, cioè, tra tutte cose, Manuela Bussolati, di cui vi ho già parlato, come Samantha Cristoforetti, e diciamo anche Francesca Poppi, che poi è un'illustratrice che riapparirà più volte anche nei nostri progetti. Diciamo, prima di andare poi nel farvi vedere qualche piccolo estratto dalle opere dei bimbi, è venuto fuori una cosa molto bella, cioè nel senso i bambini hanno preso questo raccontare di scienza anche per tirar fuori sogni, paure, anche situazioni a volte complicate, come per esempio c'è stato un tema un elaborato su Plutone che ha fatto venire fuori episodi di bullismo magari da quel particolare bambino. Quindi diciamo, ci hanno fatto capire, come sempre, i bimbi e i ragazzi, quanto a volte i linguaggi di comunicazione a cui uno non può pensare servano a volte per chiedere in qualche modo aiuto, no? Nel senso tirar fuori veramente sentimenti che non è facile, o disagi che non è facile tirare fuori diversamente. Quindi diciamo è stata un'operazione bellissima, perché quando si ha a che fare con bimbi e ragazze è sempre splendido, ma anche molto istruttiva per noi, perché veramente ci ha avvicinato a delle realtà complesse. Allora, quindi vi dicevo, prima edizione, qua trovate di nuovo tutti i link dove trovate tutti gli elaborati, trovate, diciamo, le premiazioni, l'intrapremiazione, quindi potete veramente godervi tutto con calma. Però vi faccio vedere, diciamo, due estratti dalle opere dei due vincitori, e solo per darvi un'idea, insomma, di quello che sono i bimbi, in particolare di Kai di 7 anni e di Anna di 7 anni, spesso sono accompagnati anche da disegno, come potete vedere. Per esempio, un giorno Gioia decide di usare tutti i suoi soldi per comprare un tram volante che va fino allo spazio, per aiutare le persone. Il tram prende la rabbia di persone e la trasforma in calma. Questo sono, ripeto, bimba di 7 anni, insomma, quindi ci sono veramente delle idee deliziose. Anna invece dice, così le venne un'idea, usare i suoi starnuti per saltare da un pianeta all'altro, il primo pianeta su cui decide di andare su Nettuno. Aspettò che arrivasse uno starnuto bello grande e in quel preciso istante prese il volo. Quindi potete immaginare che ha un piacere poi andare a leggerci, diciamo, questi elaborati, perché sono veramente splendidi. In questa prima edizione, diciamo, il premio più ambito è stato praticamente un collegamento con Davide Piero Borga, che è un volto di Rai Cultura, è un nostro prodotto appartenente al gruppo Storie, e diciamo ha un programma Newton sempre sulla Rai, ora il canale ricordo che ti perdona Davide, però insomma è veramente veramente molto in gamba, e Samantha Cristoforetti, chiaramente sappiamo tutti che si sono collegati e hanno letto gli elaborati dei vincitori, quindi insomma è stata ovviamente anche una cosa molto molto carina per i bimbi. Seconda edizione dedicata agli asteroidi, abbiamo avuto una collaborazione con il progetto italiano Prisma, che ritornerà nel nostro progetto, quindi è la prima rete, diciamo, di sorveglianza di meteore e atmosfera, quindi è
una serie praticamente di camere o sky che monitorano i polipi, quindi nella nostra atmosfera, e cercano di recuperare, di ricostruire, scusate, la loro direzione per poi andare a ritrovare i frammenti. Avrete sentito tutti dell'asteroide che da poco è stato, il meteorite, l'asteroide che è stato dedicato alla cagnolina Pimpa, che è proprio una cagnolina che ha trovato un meteorite caduto a Cavezzo e ritornerà alla nostra Pimpa, quindi per dirvi questo che è stato grazie a Prisma. E a Sorveglianti Spaziali, che invece è un progetto di divulgazione finanziato dal Prisma nel 2019, avevano a capo Daria Guinetti, sempre il gruppo Storie, scusate, Prisma ha come PI Daniele Gabbiolo, sempre il gruppo Storie, cosa che non avevo detto, e Sorveglianti Spaziali è dedicata chiaramente appunto a, diciamo, a divulgare tutto ciò che anche viene fatto riguardo alla difesa planetaria. Ovviamente il motivo per cui hanno collaborato con noi per il concorso Rotari nella parte di asteroidi. E anche qua, diciamo, faccio vedere in questo caso un vincitore, appunto, è un individuale bianco di 7 anni, cioè, che presenta, diciamo, inizia così il suo racconto. Ciao, io sono Stella, la cometa. Sono veramente felice perché qualche tempo fa ho incontrato un nuovo amico. Si chiama BG14, ed è un meteorite veramente simpatico. E da lì, chiaramente, se volete leggere l'elaborato, c'è tutto online. Qui invece c'è una classe che anche qui crea, diciamo, un'introduzione, e poi andate a vedere più avanti c'è anche una parte illustrata legata sempre alla questione della cometa, che raccontano: Chloe è una cometa, adora scoprire nuove cose, provare nuovi amici, vive al freddo, vede granite di asteroide, ma non ama il gelo. Un giorno un'amica stella la invita a casa sua, vicino al sole. Chloe accetta l'invito e porta con sé anche la crema solare. Durante il viaggio rispunta la coma. Lei è stupita e felice, gli abitanti della Terra la guardano e si sentono i cuori pieni di felicità. Quindi dice di nuovo, ovviamente i bimbi sono straordinari. E in questo caso ci sono state, diciamo, come premio l'illustrazione appunto di Francesca Poppi, delle opere, diciamo, vincitrice, quindi l'illustratrice la vignettista di cui abbiamo già parlato e che ritroveremo. L'edizione di quest'anno, tornando al discorso dei buchi neri, è dedicata ai buchi neri. E il tema è stato scelto dai bimbi, quindi sono stati loro a decidere su cosa concentrare l'edizione di Gianni Rotari 2022, e qui vi faccio vedere il player che è stato, diciamo, messo insieme con l'aiuto ovviamente del gruppo Storia da Federica Durasso, appunto la nostra Federica. Casa la cima, questo trailer. Ok, quindi diciamo l'edizione è terminata, adesso c'è stata da pochissimo la cerimonia di premiazione, e in questo caso, diciamo, le starting points di cui vi parlavo prima, quindi all'inizio sono stati due incipit di Gianni Rotari, quindi è stato chiesto ai bimbi di iniziare la loro storia con uno dei due incipit che abbiamo scelto noi per loro e farlo seguire chiaramente. Ci abbiamo avuto 320 elaborati, come vedete c'è stata appunto la cerimonia di premiazione il 4 aprile, anche qui potete, c'è il link, la potete vedere, e qui abbiamo avuto la partecipazione un saluto da parte appunto del premio Nobel Genzel, chiaramente legato ai buchi neri, questo lo sappiamo, non l'ho detto, c'è stata una collaborazione con Gabriele Ghisellini e Elisabetta Liuzzo, entrambi ricercatori che conoscete, Gabriele Ghisellini molto attivo anche nella parte di divulgazione, Elisabetta Liuzzo direttamente coinvolta nell'immagine del buco nero del nostro della nostra galassia, insomma. E in questo caso addirittura il MIUR ha messo sul sito, diciamo, il nostro concorso, quindi sta cominciando a prendere piede in modo importante a livello, diciamo, nazionale, a livello del nostro istituto. Quindi andatevi a leggere veramente le opere dei bambini, perché sono qualcosa di straordinario, le trovate tutte nei link che vi ho messo, e
veramente ogni tanto leggerevene qualcuna perché fa bene all'anima in un certo senso. E da Gianni Rodari è venuta fuori un'altra idea di coinvolgimento dei gruppi. Diciamo le facce che vedete sono sempre delle persone direttamente coinvolte, più diciamo le persone che non sono dentro il gruppo storico che però collaborano appunto con noi saltuariamente, in questo caso Maria Della Falco, Maria Teresa Pulco e Laura Barbalini, me, Anna ed Ada, Anna Walter e ad Amantia Paizis. In questo caso abbiamo creato una rubrica in cui abbiamo chiesto ai bambini praticamente di scegliere tra due, diciamo, due format, tra virgolette, per scriverci. Quindi o raccontare a parole loro, quindi proprio a parole loro, non copiando e facendo una ricerca stile scolastico, ma raccontando loro stessi come se raccontassero ad altri bambini, un argomento astronomico, oppure di recensire un libro, ovviamente di astronomia, che a loro è piaciuto particolarmente. Abbiamo iniziato appunto ormai da anni e mezzo, non quasi due, non mi ricordo esattamente la data, però abbiamo, diciamo, l'idea è stata tirata fuori nel 2021 e ovviamente, come vi dicevo prima, uno degli argomenti più battuti è stato di vinile, anche qui, quindi anche lì nella pagina, diciamo, che andrete a vedere con tutti i contributi, i buchi neri vanno per la maggiore. E vi faccio leggere, diciamo, questi sono i contributi che abbiamo per adesso pubblicato e trovate tutti i testi nella pagina dedicata, si chiama appunto Briciole Spaziali. E anzi, se avete ovviamente, questo vale per tutto, da Rodari ovviamente a Briciole e gli altri progetti dove sono coinvolti i bambini, ovviamente spargete la voce e fate in modo, insomma, che possano partecipare, perché comunque sono per loro, diciamo, occasioni particolari e bellissime, anche perché questi loro testi praticamente dopo una nostra ovviamente rilettura, dove non modifichiamo nulla se non errori veramente terribili che possano essere grammaticali, ma di quelli forti, anche se ci sono magari a volte ripetizioni e altro, lasciamo il più possibile le parole dei bimbi per ovvi motivi, perché insomma abbiamo detto loro che devono parlarne a parole loro, quindi diciamo interveniamo proprio dove non è possibile non intervenire e poi li pubblichiamo tutti ovviamente, quindi con una certa cadenza, e ognuno di loro quindi ha modo di raccontare, diciamo, un libro che è piaciuto tanto oppure un tema astronomico con le loro parole. Vi leggo per esempio soltanto l'articolo d'esempio, quello di Tabella, che ci parla appunto di Pinieri e che dice una cosa molto carina riguardo l'idea di come esplorare il buco nero all'interno. Dice: io però avrei un'idea di riuscire a esplorare un buco nero. Legherei un astronauta con una corda lunghissima e un'astronave velocissima e abbastanza lontana. E poi, quando l'astronauta vuole tornare indietro, torna con la corda. Veramente, no? L'ingenuità dei bimbi, che è sempre meravigliosa. E queste li trovate veramente tutti sul sito di Briciole Spaziali. E ripeto, spargete voce che abbiamo bisogno di bimbi. Questo, cosa importante, possono accedere tramite un form online anche qui, quindi chiaramente ci deve essere, diciamo, il supporto di un genitore, perché chiediamo chiaramente il documento del genitore, insomma c'è tutta una questione anche legata alla privacy dei bambini, quindi ovviamente è tutto, diciamo, fatto in un form ben preciso da seguire. Di nuovo il link lo avete nella presentazione del progetto. Oh, dopodiché c'è un altro progetto molto molto bello che si chiama Martina te ne andando spazio, non c'entro niente, è solo un caso, lo dico prima perché sembra effettivamente un, diciamo, anche per chi capelli ce l'ha un po', diciamo, da matta come me, in modo diverso, però nasce prima, diciamo, della mia entrata nella collaborazione e come vedete è un progetto che coinvolge molti di noi, ma molte persone esterne e non solo, ma nasce da una collaborazione tra Astro Kids INAP, che è un altro progetto, diciamo, INAP legato alla divulgazione per i bimbi, li trovate il link, e la realtà Deborah Mancini, che è appunto un'associazione fondata da Deborah Mancini, che è un'attrice veramente in gamba, ovviamente soprattutto focalizzata all'interazione con i bambini, e il suo marito Daniele Longo, che è anche un musicista, e insieme fanno delle cose straordinarie. E da questa splendida collaborazione è venuto fuori questo personaggio che oltretutto è disegnato da Angelo Adamo, che tutti voi conosceranno, insomma uno dei nostri membri più attivi dal punto di vista divulgativo, e come potete leggere dalla autopresentazione che si fa Martina, ha 12 anni e si è costruito un'astronave a pedale che si chiama Eugenio e con cui lei va in giro per lo spazio. Questo spettacolo è stato presentato, c'è stato uno spettacolo teatrale. Io ho avuto anche l'onore di fare, diciamo, la scienziata, diciamo, la finta scienziata professionale alla fine dello spettacolo all'Auditorium di Roma, uno dei festival delle scienze che c'è stato qualche anno fa per pandemia. E da questo spettacolo teatrale è venuto fuori un podcast. Uno splendido podcast
in cui tutti noi del gruppo storie abbiamo deciso prima gli argomenti da trattare, abbiamo deciso di lanciarlo in 6 puntate inizialmente, quindi abbiamo scritto gli argomenti, abbiamo cercato di organizzarli, perché chiaramente anche qui siamo tante persone diverse, con stili diversi, quindi chiaramente c'è stato un lavoro di correzione e omogeneizzazione dei testi, in cui Martina affronta un argomento e quindi va nello spazio e racconta ai bambini, diciamo, quello che sta osservando con la sua astronave. Ogni puntata ha, ovviamente, diciamo, la voce di Martina è data proprio da Deborah Mancini, diciamo, io ho l'onore di dare la voce a Eugenio, quindi diciamo il robottino, la sua astronave a pedali, la mia voce, e alla fine di ogni episodio c'è l'intervista di uno scienziato, quindi di uno di noi, ma diciamo anche di, non è necessario che siamo noi del gruppo storie, che racconta invece in modo un pochino più dettagliato, risponde alle domande di Martina. Tutto questo con musiche intermezzate, diciamo, da filastrocche raccontate da Martina, insomma sono veramente episodi molto molto carini, questi sono i 26. Che vedete, sono dedicati appunto agli argomenti, quindi vanno la Terra in allo spazio, le vetture solari, il mio primo alieno, il James Webb Telescope, la supernova Cassiopea e i laghi di Marte, e li potete già trovare online su Spotify, ma su una varia di piattaforme che potete, diciamo, vedere qua, ma vi voglio far sentire un pezzettino, perché chiaramente ogni puntata comunque dura un po', però vi faccio sentire almeno l'inizio e un pezzettino di come è strutturato, quindi faccio sentire la presentazione. Scusatemi. La faccio. INA, Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con realtà Deborah Mancini, presenta Martina Tremenda nello Spazio, podcast cosmico stellare con la voce di Deborah Mancini, la musica originale di Daniele Longo e i contributi scientifici di Sandro Cardelli, Stefano Sandrelli, Marco Castellani, Martina Cardillo, Valentina La Paola, Laura Terci e con la divertita partecipazione della piccola Lilian Rossi. La voce di Eugenio, di Martina Cardillo. Faccio sentire, sono un altro pezzettino. Intanto numero 3, il mio primo alieno. Questa è la figlia di Deborah. Chi sono io? Sono Martina Cardillo. Ho 12 anni e mi sono costruita un'astronave a pedali. Perché? Ma per esplorare l'universo. Sono curiosa e ora sono anche pronta a portarvi con me delle mie avventure. E voi, siete pronti? Tiro un pezzo della filastrocca produttiva. Le musiche sono originali di Daniele Longo, che è un credito. Sono curiosa. Una viaggiata in te. Delle galassie all'astrofisica. Dico grazie. Andando avanti qua. Sentite, ovviamente ci sono interazioni di Martina con l'incontro con l'alieno, insomma, in questo caso comunque solo per farvi vedere un po' la struttura, e alla fine c'è appunto l'intervista con un professionista, c'è Martina che fa la domanda. Il problema è che noi in questo caso Sandro Bardelli risponde alle domande di Martina, insomma, quindi ogni puntata è strutturata in questo modo, scusate. Ed è molto molto, diciamo, molto carino, quindi ovviamente per bambini, però insomma noi ci siamo divertiti davanti, chiaramente, come potete immaginare, perché ovviamente poi c'è stata una parte di registrazione. E per andare verso la conclusione, chiaramente vi faccio avere un'occhiata verso i progetti futuri, diciamo che sono ovviamente, diciamo, ci stanno portando sempre secondo me l'entusiasmo. Punto primo, le seconde 6 puntate di Martina Tremenda, che sono da noi già state scritte sugli argomenti stavolta che vedete lì, e diciamo siamo nella fase di revisione per poi aspettare di registrare, quindi continua, diciamo Martina continua a raccontare lo spazio, non abbiamo ancora una data di uscita, ma insomma speriamo di tirarle fuori entro quest'anno. E un altro progetto a cui anche io, diciamo, sono attivamente affezionata in generale, perché sta dando veramente tanta soddisfazione, e è un progetto che nasce grazie, diciamo, anche alla partecipazione anche economica, questa volta è il progetto Prisma, di cui vi ho già parlato prima, quindi con Pia e Daniele Gardiol, e è un progetto che ci ha visto realizzare un fumetto. Quindi praticamente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto una storia, quindi come prima cosa,
l'abbiamo ragionata, l'abbiamo diciamo, pensata per un fumetto, quindi chiaramente non si tratta solo di una storia improvvisata, ma si tratta anche di pensarla poi diciamo, creandone delle vignette, il che non è banale. Questo ovviamente all'interno del nostro gruppo storie, una storia dedicata proprio alla scoperta di Cavezzo, quindi del meteorite di Cavezzo da parte di Ariel Gatti e della sua cagnetta Pippa, appunto ve ne ho parlato prima. Abbiamo trovato una collaboratrice, Francesca Poppi, che il suo alias diciamo a livello di fumettista è Marita Elettrica, che veramente diciamo ci sta dando tante soddisfazioni. Abbiamo creato oltre alla storia chiaramente anche insight scientifici, quindi diciamo pagine didattiche, ovviamente è un fumetto diciamo per ragazzi come vedete da 9 più, quindi diciamo non proprio per piccoli insomma, ma per da, diciamo, dalle scuole, più o meno le scuole medie, ultima elementare poi, quindi 99 anni come al solito. E chiaramente siamo nella fase adesso proprio di conclusione, quindi siamo veramente molto vicini, e infatti vi voglio anticipare solo la copertina, che vede diciamo la protagonista del nostro fumetto, che è una bimba, insomma Aurora, di 12 anni, e quelli che vedete sullo sfondo sono proprio Davide Gatti e la Pippa, nel momento insomma in cui stanno raggiungendo il meteorite, quindi questo fumetto diciamo uscirà molto presto digitalmente per tutti, e ci sarà poi qualche copia, speriamo, insomma cartacea da poter distribuire. Anche in questo caso chiaramente ci siamo divertiti moltissimo, ma il lavoro che c'è dietro ogni progetto, questo potete immaginarlo, è davvero davvero tanto, anche perché poi molti di noi comunque stanno in tantissimi progetti, e molti di noi, tra cui mi metto me stessa, chiaramente diciamo che il nostro primo lavoro comunque è la parte di ricercatore e ricercatrice, quindi diciamo la divulgazione è comunque un altro pezzo di lavoro molto importante. Questo è un altro messaggio che vorrei farvi arrivare, e che in Italia stiamo arrivandoci molto lentamente, ma speriamo che la cosa migliori sempre di più. E quindi arriviamo alla fine, diciamo quello che abbiamo imparato un po' ve l'ho detto lungo tutte diciamo le mie slide della presentazione. Prima di tutto l'importanza di discutere tra noi e di confrontarci, perché veramente siamo persone diverse, sia come formazione, proprio sia caratterialmente, sia a livello di idee, però con la voglia veramente di metterci in gioco, metterci la faccia, divertirci, dire idee che poi magari possono sembrare sballate, ma che alla fine risultano invece veramente interessanti. Siamo pronti tutti ad accogliere quello che altri che magari sono più bravi di noi in alcune discipline ci sanno dare. E quello che ci sta insegnando sempre più il gruppo storia, e quello in cui crediamo un po' noi, è il fatto che la scienza non debba parlare per forza di linguaggio scientifico, ma possa sfruttare veramente un mondo di linguaggi per arrivare a tutte le persone. E una cosa, diciamo due cose che voglio sottolineare, sono le seguenti. La prima è una cosa che dico sempre, ora a prescindere dal gruppo storia, ma chi mi conosce sa che faccio altre milioni di cose a livello divulgativo anche per conto mio, e facendo anche diciamo cose che possono essere reputate poco serie per molti, però diciamo una cosa che il gruppo storia ci insegna è che tra serietà e seriosità c'è una grandissima differenza, cioè la scienza è seria, è sempre seria, ed è giusto parlarne in modo serio e professionale, ma la seriosità è un'altra cosa, nel senso che si può essere professionali e seri anche dicendo battute, mettendosi in gioco, mascherandosi, raccontando veramente aneddoti e diciamo giocando veramente con le persone, ed è il modo più bello in cui si arriva alla gente, anche perché il nostro piedistallo da scienziati deve sparire quando parliamo di scienza con le persone. Cioè, noi non siamo più lo scienziato figo che sta raccontando, ma siamo un essere umano, che poi è quello che siamo davvero, dovremmo rendercene conto più spesso, che ha fatto un percorso di studi ben preciso e che vuole portare nel proprio mondo il resto dell'umanità in un certo senso il più possibile. Quindi serietà e seriosità sono due cose diverse, quindi si può essere seri, raccontare la scienza in modo professionale, anche diciamo raccontandola in modo giocoso e divertente, e parlo per me anche parlando nel dialetto romanesco, insomma, senza cadere nel ridicolo. Altra cosa importante, ve l'ho detto all'inizio, lo ribadisco, l'importanza della collaborazione tra chi fa il divulgatore per professione e chi fa il ricercatore per professione, quanto questa collaborazione porti veramente a dei progetti, come avete visto, veramente splendidi, che arrivano a tantissime persone, e dovremmo cercare sempre di più di fare in modo che l'outreach, stiamo cominciando, però siamo ancora lontani, diventi veramente parte del percorso di un ricercatore, quindi non sia più una scelta, cioè sì, io faccio se mi va, ma sia un compito. Quindi abbiamo visto che già insomma nei grant, anche in alcuni progetti, comincia a esserci una parte dedicata all'outreach, ma diciamo quello che dobbiamo cambiare è un po' il modo in cui noi approcciamo come ricercatori alla divulgazione. È fondamentale quanto il nostro lavoro stesso, perché ripeto, soprattutto per noi che siamo un ente pubblico, dobbiamo volere che le persone capiscano quello che facciamo, quindi non è
un optional, è una cosa importantissima, e la collaborazione con chi fa queste cose di professione è fondamentale anche per far conoscere i progetti. Avete visto prima, per esempio, il fumetto che ne è uscito fuori, Daniele ci ha, diciamo, ha avuto l'idea di coinvolgere ovviamente il gruppo Storia, perché lui stesso ne è dentro, e ne è venuta fuori una cosa carina che farà conoscere prima a tutti, diciamo, i bambini italiani e i grandi italiani. Quindi, insomma, direi che vale la pena. Quindi vi lascio, insomma, un po' con il riassunto di quello che abbiamo fatto. Questa è un po' la ricetta, diciamo, che abbiamo dato per il nostro gruppo Storie, chiaramente, quindi idee matte, tanta volontà, e ovviamente chiunque di voi abbia voglia di divertirsi, di contribuire, o anche soltanto veramente di coinvolgerci per parlare di un certo progetto, noi siamo ovviamente strafelici. Cosa importante, chiaramente, è che, diciamo, quello che vi chiediamo è il vostro tempo, perché, come potete immaginare, di nuovo, sotto tutto quello che avete visto c'è tanto lavoro e tanto tempo, e quindi che deve essere ovviamente preso e raccimolato dal tempo di ognuno di noi. Quindi, se avete voglia, chiaramente c'è spazio per tutti, però ovviamente il contributo ci deve essere attivo e soprattutto entusiasta, ecco, questa è la cosa importante. Vi lascio con qualche link in più, oltre a quello al nostro sito. E insomma, alla fine dei giochi, di nuovo, quello che può essere riassunto con quello che abbiamo idea di fare con il nostro gruppo Storia è quello di realizzare i sogni, come il piccolo Alessandro, il sogno di raggiungere il sole e scoprire dell'universo infinito. E la nostra speranza, insomma, è che usando i linguaggi, i mille linguaggi che l'arte ci regala per parlare del nostro meraviglioso universo, alla fine in qualche modo, insomma, ci riusciamo. E con questo vi ringrazio.